Buonasera signori e bentornati sul canale di Batta Spirit Central. Oggi siamo con Ciao ragazzi. Paco. sono Paco del team Esedra e oggi vi porto la lista la mia lista dove ho fatto quinto classificato al Grand Tour. Prima di tutto, premetto, è stata un'esperienza incredibile, bellissima. Ringrazio vivamente i due Luca per lo spazio che mi hanno lasciato per portare questa decklist. Mi dispiace non averle potuto lasciare lì al momento. Come avevo detto, i tedeschi mi hanno rapito per bere in quantità industriale. Quindi Madonna, che schifo. allora. Partiamo subito. E prima di partire con la decklist voglio fare una premessa. E è un deck molto molto skill issue, richiede molta skill per giocarlo. Non è un deck brain dead per niente, è un deck che ha pochissime risorse per rampare, per pescare, per carte sul campo, ma è un tipo di deck che se giocato bene se la gioca con qualsiasi deck, anche contro un Fabled Beast che ti pesca e ti rampa come la Madonna. Se giocato bene, se la può giocare veramente con chiunque. Quelle due carte in mano posso farti vincere il game anche contro le 10.000 carte in mano che è l'avversario. Quindi molto molto skillato come deck. La merda. Partiamo subito con la lista. Allora, gioco 3 per di Ostraura. E devo dire la verità, a ripensarci, forse sarebbe stato meglio. Adesso non mi viene in mente il nome, il costo 3 che ti rampa nel trash. La Indra. Esatto, perché molto spesso sono stato punito. Non spesso, però mi è capitato di essere stato punito da Astral e di non essermene, di non averci pensato. Comunque, è un buono starter per chi parte in un deck così dove hai pochissime mani per cominciare turno 1, è fondamentale almeno se cominci turno 1, almeno di rampare qualcosa, di iniziare ad accumulare risorse. Questo deck lo fa molto lentamente e difficilmente, quindi bisogna gestire bene le carte. Poi gioco un 3 per di Tundra. Per due motivi. La prima è che è un simbolo bianco-verde, quindi ci dà la possibilità, è uno Swift che ci dà la possibilità di essere evocato, magari nel turno dell'opponent, con un Armor Red che non fa mai male contro, per questo deck. E comunque lo gioco per due motivi, sia per il bicolor, sia perché non c'avevo i soldi per lo scope owl. Però diciamo la motivazione principale è un 60 e 40. Mi piace tantissimo il fatto che sia bicolor e che al turno dopo mi dia la possibilità di calare cose, perché in un mazzo del genere non sai, è difficile che riesci a predictare le carte che ti escono pescando, quindi avere sempre una riduzione o bianca o verde ti può aiutare tantissimo. Fondamentale, dopo andremo a vedere una combo molto molto interessante, figa e che è fondamentale nei primi turni. Poi gioco, vabbè, un 3-4 di Buldium. Al momento è obbligatoria. A me, sinceramente, come carta non mi fa impazzire perché lo spirit lo evoca tappato. C'è il Wind Summoned, quindi comunque c'ha i suoi limiti. Però il token lo evoca doppio, cioè simbolo bicolor. Lui è bicolor, è impossibile non metterlo a 4 per, anche se ti rischi il Wind Summoned. Però fondamentale, fondamentale in questo mazzo. C'è molto altro da dire. Poi gioco un 3x di Donar. Può sembrare un po' pesante, è vero, ma ci sono molti modi per alleggerirlo. Soprattutto il fatto che c'ha una bella armor red e yellow, che può sempre servire. E a livello 2, quando attacco o blocca, ci svuotiamo un token e peschiamo due. E pescare, questa è una delle poche carte, se non una delle due carte che ci permette di pescare nel mazzo, forse tre. Quindi importantissima. È vero che non attiva l'effetto dell'ebbrezione costo 8, però serve troppo pescare. Poi che il fatto che lo fai sia in attacco che in difesa può veramente pararci il culo a volte. Bella rotta. Bella, bella. Poi un 3 per Yant Shadow. Vabbè, è fortissima. A Swift è
forse è il modo per rampare più alto che abbiamo. È una carta che va giocata in mid game, quando abbiamo capito che abbiamo stabilito un po' il terreno, le carte sul terreno ce le abbiamo, qualcosa, quindi dobbiamo, è il momento di rampare tanto, e con un attacco magari ogni turno, anche se te lo spaccano, ti ritrovi sempre nel campo 2-3 token, evochi lui e rampi quei 3-4 token che al turno dopo refresci tutto e stai tranquillissimo. Poi è Swift, il token lo evoca stappato, veramente ottima carta. Queste carte sembrano pesanti anche con Tundra, però poi andremo a vedere che c'è un modo per calarlo molto molto tranquillamente. Poi vabbè, 4 per anzi 3 per di Mistletine, c'è poco da dire. Il core del mazzo, il bestione del mazzo, rimbalza pezzo quando ci spaccano token, evoca due token così a gratis, fa ascend sul token, e soprattutto con questa lista, in casi ma neanche troppo estremi in realtà, se ne avete bisogno avrete anche la possibilità di giocarlo in early inizio mid game, perché comunque con tutte le riduzioni che si vanno a giocare in early, come dicevo prima, le carte che avrete sono poche, ma se sul campo si hanno riduzioni di ogni, sia bianche che verdi, comunque il modo per pagare i 4 ce l'avete. Se ne avete bisogno lo potete canarle lì mid game, e al turno dopo state proprio piazzati, diciamo, con lui in campo è una garanzia. Poi 2 per di Nomangard, sempre lei. Chi conosce bene il canale conosce bene il trascorso di questa carta con il nostro team. Signora, una è andata mangiata, le altre due sono sopravvissute e ho deciso di metterle in questo deck. Ci fa refresciare, ci fa, se viene spaccata contro magari un viola o un rosso, ci permette di pescare tre, di rampare tre, e in quel caso siamo comunque coperti. Quindi ottima carta, niente altro da dire. Uno per di Enterprise, carta ottima, non c'è niente da dire. Cioè ti becchi rosso o viola, piazzi questa, e l'unico modo per buttarti giù sono o la combo o Ira, tutte carte che non sono facilmente giocabili. Quindi ottima, ottima. Quante volte l'hai vista in Germania questo in monopair? Luca lo sa bene, perché il primo turno, il secondo non mi ricordo, c'avevo la monocopia e lui ha giocato viola control, gliel'ho calata, è stata lì tutto il game, ma carriato, quindi fortissima. L'incubo. Allora, passiamo forse al reparto quasi più interessante, le Nexus. Allora, partiamo safe con le Undercity. Gioco due Undercity sia per il fatto che, vabbè, ci permette di riciclare, come dicevo prima, dato che è una decklist che non ci permette né di rampare né di pescare, dobbiamo cercare di sfruttare le nostre risorse al meglio possibile. Quindi ci permette di riprendere le carte dal trash, cioè i core dal trash, di rimetterli nel core, e come vi dicevo prima, magari riuscire ad evocare il bestione costo 8 in early, mid, ma pure il resto ci serve troppo a riciclare risorse in questo deck, perché non ne accumuliamo, soprattutto in early game. Se superiamo gli early game con questo deck e il mid, ci sono veramente pochissimi deck che se la possono giocare in late con questo tipo di deck. Mi piace tantissimo. Poi la carta, anzi facciamo prima queste proprio classiche, le 4 per di Lab, c'è poco da dire, che dobbiamo dire, when placed evoca token, al 2 ne evoca un altro tappato, sta lì, non c'è bisogno di dire altro. Una delle carte fondamentali del mazzo è, come dicevo prima, bicolor, quindi una cosa che a me fa impazzire, niente da dire. Ci e sta. Adesso siamo forse a una delle più controverse, che sono le 4 per di Mothership. Allora, come vi dicevo prima, mi riattacco un po' al discorso che vi facevo prima. Il deck
ha bisogno di in early game di resistere. Se voi calate questa e iniziate di turno 2, avete la possibilità di evocargli un tundra a sorpresa, o comunque un se passate qualche turno anche un Ant Shadow, carte magari che vogliono aggrare, o comunque come giallo che evoca magari un ippocampo, vede che non calo nessuno, c'è soltanto la Nexus, attacca, si dimentica che mi refresh tutto quanto, gli faccio tundra, ma anche a livello 2, perché comunque contando un esempio di terzo turno, inizia lui, vado io, calo questa, al turno dopo se lui attacca con uno spirit io ho la possibilità, fammela riprendere, dove l'ho messa? Dove sei? Tundra? Chi c'è? Ecco. Tundra. Abbiamo la possibilità di evocare Tundra al livello 2, io penso, cioè... Sembra una stronzata, ma è veramente, veramente una carta che ci permette di vincere, soprattutto di resistere l'early game, cioè spaccargli pezzo in early nel suo turno, poi ritocca a te e ti dà la possibilità di piazzarti, di essere più tranquillo, quindi veramente come carta ottima, è una delle carte che ci permette di rampare, quindi... Niente da dire. L'ho giocata in 4 per perché dovevo per forza vederla di prima mano. Era proprio obbligatorio. Se non la vedevo di prima mano era un gran problema. Infatti l'ho sempre quasi vista subito. Se non la vedevo mulligavo molto spesso. Poi il reparto Nexus è finito. Passiamo alle magie, che forse è la parte meno interessante del deck. Vado abbastanza veloce su alcune. Vabbè, 4 per di Thor Prison, funzione buonissime sia in attacco che in difesa. 4 per di Star Blessed, standard Star quindi Blessed. 4 per di Ice Shield, nel senso, sono queste, le possiamo, non serve parlarne. Oddio, forse di Star Blessed sì. E ho scelto Star Blessed al posto di Strong per due motivi principalmente. Primo, perché non avevo Burst a parte Seed Ballet, e poi comunque sapendo che nell'aria c'era rosso, c'era viola, ho pensato di metterlo in main e di giocare lei piuttosto che andare con una... con una Strong, perché la possibilità di pescare due gratis mi ingolosiva molto. Quindi bella bella bella, tanta roba. E poi, come dicevo, le 4 per di Seed Ballet, carta molto sottovalutata. E poi ho avuto la possibilità di chiacchierare anche con i ragazzi pre e post Grand Tour. In tanti non erano d'accordo sul 4 per, dicevano che l'avevano testato. Per me è una carta incredibile, e sempre per il discorso, vabbè, ti permette di evocare token, magari sempre la cosa, se la giochi in combo con la Mothership, ti permette di evocare token e di rimbalzargli pezzo, ma comunque in generale ti permette di evocare token subito, primo turno, magari se la vedi la piazzi lì, al turno dopo c'hai, sì, perdi una vita, ma c'hai un core in più e una riduzione in più in campo, che in questo deck è fondamentale, e poi a livello 2 rimbalza. Cioè, per me è una carta incredibile, sottovalutatissima, mi piace tantissimo. E il 2 per di Double Deadly, buonissima. Sinceramente non mi è servito tantissime volte, per questo l'ho messa in 2 per, pure perché non ho riduzioni viola, e nel caso in cui mi spaccavano Mothership poteva essere un problema. Però, nel senso, quando l'ho pescata ha sempre fatto il suo dovere. Ottima carta, spacchi token, va anche in combo col costo 8, quindi che gli vuoi dire. Allora, prima di passare alla side volevo aprire ancora una piccola parentesi sulle Mothership. Molto spesso mi sono capitati dei game, soprattutto contro viola e rosso, dove la gente si concentrava a spaccare l'hub e non questa, quando molti non capiscono che questo è quasi il vero core del mazzo. Cioè, questo fa girare tutto quanto, ci permette di riciclare, ci permette di utilizzare le risorse del nostro turno e poi comunque essere sicuri che le risorse ci tornano. Mi sono capitate molte occasioni in cui magari avevo l'hub e
Mothership sul terreno e decidevano di spaccarmi l'hub, quindi anche ottimo bait, ci stava benissimo. Nessuno se l'è inculata, ma a me è piaciuta tantissimo questa cosa. Va bene, salutato. Questa è la main, passiamo alla side. Allora, due perre di Steel Leaves, ottima carta contro rosso, viola, ma in realtà anche contro un possibile giallo. Era comunque buona nel caso mi facevo spaccare un token, gli rimbalzavo le Nexus che per lui erano un problema, quindi ottima carta, però principalmente per rosso e viola. Poi abbiamo la carta meme, che tanto meme non è, in realtà l'ho chiamata meme, ma in realtà sono io stupido perché non sapevo che carta metterci. Pensato che fossi un po' in difficoltà contro gli aggro, in realtà contro gli aggro me la gioco benissimo, quindi avevo un 1 per di una carta che dovevo mettere, ho pensato a Floodstream anche per giallo, però una mono per un po' così. Non mi ha significato niente, non mi è mai uscita, quindi non c'ha molto senso portata per il meme. Due per di Dualgun, ottima. Contro bianco control, comunque mazzi che stallano, ti dà la possibilità di chiudere la partita, contando che anche Mr. Tine ti dà uno spirit bianco, quindi vai diretto alle vite con un doppio simbolo. Buonissimo, contro gli stalli è ottima. Altri due per di Enterprise, nel caso in cui mi trovassi contro un rosso, un viola o un bianco, ci ho detto vabbè, ci rimetto, soprattutto contro viola e bianco sono ottimi. Il rosso è un po' più veloce, quindi forse ne sideavo una sola, non sapevo se sederne due. Diciamo contro viola e bianco questa carta vince da sola, la piazza è lì, non si muove mai più. Se non con le cose che vi ho detto prima, quindi o con la combo oppure con Ira, comunque molto difficili da calare. Ottima carta. E chiudiamo con le mie carte preferite. I totem. Non l'ho visto nessuno, non l'ho visto giocare nessuno. Forse sono veramente le mie carte preferite. Per me con queste. Se le riesci a proteggere contro aggro hai vinto in automatico. Mi è capitato di giocare contro un bianco aggro, l'ho sedata di secondo turno, ne vedo due di prima mano, le ho calate tutte e due e ha perso automaticamente. Senso, cosa fa per chi non lo sa? Durante l'attack step dell'avversario, si attacca con uno spirit di costo 3 o inferiore, l'avversario si sceglie uno spirit e lo tappa. Ottima anche per il livello 2, magari contro un eventuale bianco control o comunque un control, dove se uno spirit con Ascend gli spacchi un pezzo con uno spirit che Ascend, l'avversario perde una vita, quindi ti può permettere di chiudere il game anche contro i control. Questa è la lista, ragazzi, mi sono divertito tanto, mi rode ancora un pochino per il quinto posto, però essere sincero, guardandomi indietro e guardando il Grand Open che c'è stato a Milano, io non posso non essere contento, non mi aspettavo una cosa del genere. Ringrazio ancora tutti i ragazzi che l'hanno visto, ringrazio i ragazzi che ho conosciuto, tutti veramente molto simpatici, una community davvero alla mano. Niente, grazie a tutti ragazzi. Spero che la techlist vi sia piaciuta. Sicuramente ha le sue limitazioni, se ci mettete mano, sicuramente potrete riuscire a trovare qualcosa di meglio, molto probabilmente. A me la techlist mi è piaciuta, come ho detto prima, è molto skill issue, quindi pensa molto prima di calare una singola carta che tu può decidere se vinci o perdi la partita. Mi piace tantissimo. Ringrazio ancora entrambi Luca per lo spazio che mi hanno dato disponibile per questa live, per questo video. Vi invito a venire sui nostri social dove a breve pubblicheremo la lista di Andrea, che è arrivato decimo, sempre con una lista bianco-verde token, diverso della mia e oserei dire anche più forte della mia, però non voglio fare troppo il pavido, quindi vi dico soltanto venite a vederla perché è molto interessante. Seguiteci sui social, su YouTube, su Instagram, pubblichiamo un sacco di cazzate. Grazie ancora ragazzi, spero il video vi sia piaciuto, spero che la decklist vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Bello.